Cercherò di spiegarvi cosa succede dietro le quinte. Allora, l'esecuzione di un programma Java inizia sempre dal metodo main. Quindi, la prima cosa che viene fatta qui, viene eseguita questa istruzione. Mio cerchio, mio cerchio. Abbiamo un'area della memoria gestita a stack che possiamo, dove vengono allocate le variabili locali. Tra le variabili locali ovviamente ci sono anche le variabili reference, che sono variabili locali. Quindi questa variabile mio cerchio viene allocata proprio sullo stack. Siccome non esiste ancora un oggetto, il suo valore è nulla, non punta a niente, non fa riferimento a nulla. Ecco che poi andiamo ad eseguire questa istruzione mio cerchio uguale new mio cerchio. Con questa istruzione viene creato l'oggetto, un oggetto mio cerchio. Quindi viene creato all'interno di un'altra area della memoria che è detta memoria heap. All'interno di questa memoria vengono inseriti tutti gli oggetti. Questa chiamata al costruttore di mio cerchio determina i seguenti passaggi. Per prima cosa si va a cercare la classe mio cerchio. Mio cerchio è un costruttore che viene chiamato con un parametro numerico intero. Nella classe mio cerchio trova questo costruttore, ma il parametro non è intero, bensì double. Ma questo non costituisce un problema, perché gli interi sono compresi nei double. Quindi esegue questo costruttore. Nella memoria heap va proprio a creare un oggetto al cui interno ci sarà la struttura dell'oggetto stesso, quindi le sue variabili. Il parametro che vedete qui si chiama parametro formale ed è una variabile a tutti gli effetti. Tutti i parametri formali sono variabili locali al metodo nel quale sono definite. Quindi raggio è una variabile locale a mio cerchio, va a finire sullo stack. Per adesso non ha alcun valore, quindi il suo valore è indefinito. Quando viene fatta la chiamata, mio cerchio 1, viene effettuata un'operazione che si chiama passaggio di parametro per valore, cioè il valore che c'è qui viene copiato nel parametro formale raggio. Prima di andare ad eseguire la chiamata super raggio, viene fatto questo passaggio dei parametri, per cui il parametro raggio prende il valore del parametro attuale che abbiamo specificato durante la chiamata 1. Quindi raggio adesso vale 1. A questo punto, eseguendo il costruttore, c'è questa chiamata super raggio. Vuol dire vai ad eseguire il costruttore della superclasse con questo parametro raggio. Qual è la superclasse? Lo vediamo da qui, guardando cosa c'è dopo il stance. E va a prendere il costruttore della classe cerchio, però attenzione, il costruttore che deve avere sempre un parametro, in questo caso double. Lo trova? Certo, eccolo qua. Questo è il costruttore della classe cerchio con un parametro double. Questo raggio qui si trova in un contesto particolare che è il contesto della classe mio cerchio. Nella classe cerchio abbiamo un'altra variabile che si chiama raggio, che non va confusa con la precedente, perché si trova nel contesto della classe cerchio. Quindi hanno lo stesso nome, ma sono cose diverse, variabili diverse. Anche qui, con lo stesso meccanismo che abbiamo visto in precedenza, viene fatto il passaggio di parametri. Quindi, quando abbiamo chiamato il costruttore della superclasse, abbiamo passato come parametro raggio. Eravamo nella classe mio cerchio. Andiamo a vedere quanto vale raggio nella classe mio cerchio. Eccolo qua. Vale 1. Quindi significa che passiamo il valore 1 al costruttore della superclasse. Per cui anche questo parametro varrà 1.
Ora viene eseguito il codice di questo costruttore. Il costruttore che cosa fa? Va nella heap, crea un oggetto al cui interno c'è una variabile raggio, il cui valore è uguale alla variabile raggio del cerchio. Guardiamo qua, la variabile raggio del cerchio vale 1. Quindi qua dentro viene messo il valore 1. Quando il metodo cerchio termina, anche le sue variabili locali vengono deallocate dallo stack. Quindi la variabile raggio, che è stata creata nell'ambito, nel contesto di cerchio, viene cancellata, non esiste più. Quindi si torna indietro. Dove si torna? Si torna al mio cerchio, dove avevamo fatto la chiamata al costruttore della superclasse. Però anche questo termina. Quindi anche la variabile locale o parametro formale che dir si voglia della classe mio cerchio viene deallocata, cioè viene eliminata. Sullo stack a questo punto abbiamo solo più questa variabile reference che per il momento punta ancora a null. Si ritorna al main. Però nel main avevamo solo eseguito una parte dell'istruzione, cioè abbiamo eseguito new mio cerchio 1 che ha creato un cerchio di raggio 1. Possiamo anche semplificare tutto questo passaggio. Adesso vi sto facendo vedere proprio tutto. Però quando leggiamo new mio cerchio 1 possiamo già pensare che creiamo un cerchio con raggio 1. L'ultima, diciamo, parte di questa istruzione è proprio l'assegnazione. Cioè, l'indirizzo dell'oggetto raggio viene assegnato alla variabile mio cerchio. Quindi il mio cerchio a questo punto non vale più nulla, ma punta all'oggetto raggio e questa variabile punta all'oggetto raggio. Se continuiamo l'esecuzione, questa è una system.out.println di mio cerchio, punto to string. Ripeto che questo punto to string si può anche non mettere, ma l'ho messo apposta perché così almeno ci ragioniamo meglio sopra. È più evidente. Allora, stampa che cosa? Questo. Prima bisogna valutare quello che c'è tra parentesi. Quindi si va a prendere il mio cerchio. Mio cerchio lo raggiungiamo attraverso la variabile reference. Andiamo su questo oggetto qua. Questo oggetto di che tipo è? È di tipo mio cerchio, ok? Se lo potrei anche rendere più esplicito, ma posso scriverlo qua, eh? In realtà non sta nella heap, però lo metto io, tipo mio cerchio, perché è un oggetto della classe mio cerchio. Ora, siccome è un oggetto della classe mio cerchio, allora vado a cercare nella classe mio cerchio il metodo toString. Ah, nella classe mio cerchio non c'è nessun metodo toString. Prima di dare errore, che sarebbe un errore questo, no? Chiamo un metodo che non c'è. Siccome c'è una relazione di ereditarietà con la classe cerchio, il compilatore va ancora a vedere nella classe cerchio per verificare se c'è un metodo toString e lo trova. Ora, siccome le sottoclassi ereditano dalle superclassi tutto ciò che è public, ecco che significa che la classe mio cerchio, quindi gli oggetti, le istanze della classe mio cerchio, possono tranquillamente usare tutti i metodi della classe cerchio. Il toString produce in output proprio questa stringa cerchio. Con raggio uguale va a prendere il valore del raggio, che è questo però, eh? Non c'entra niente lo stack. Lavora sull'oggetto, quindi va a vedere dentro l'oggetto. Raggio uguale 1, quindi stamperà cerchio raggio uguale 1. Poi il metodo string termina e quindi si ritorna al punto in cui era stata fatta la chiamata, cioè qui. E poi viene stampato la stringa. Ecco, andando avanti, abbiamo l'istruzione double circonferenza uguale eccetera eccetera. Allora, questa è una variabile locale al main, quindi viene allocata sullo stack. Al momento questa variabile non ha
alcun valore, quando viene dichiarata non ha ancora alcun valore. A destra dell'uguale c'è mio cerchio, quindi ecco che ritorniamo a questo oggetto qua, punto circonferenza. Ora, quale metodo? Stiamo lavorando sull'oggetto mio cerchio, quindi la prima ricerca viene fatta sempre nella classe che rappresenta il tipo di questo oggetto, cioè la classe mio cerchio. Per cui si va a vedere nella classe mio cerchio, cioè se c'è il metodo circonferenza, ma il metodo circonferenza non c'è. Però non è un errore perché si tenta ancora, si va a vedere se c'è nella classe cerchio. Accedendo alla classe cerchio si trova il metodo circonferenza. Quindi viene eseguito questo perché è un metodo ereditato dalla sottoclasse. Il metodo calcola 2 per pi greco per il raggio, quindi 2 per 3, 14, 6, 28. E questo valore lo restituisce a chi? A chi aveva fatto la chiamata? Chi è che aveva fatto la chiamata? Il metodo main. Quindi, risultato di questa chiamata al metodo circonferenza è 6,28, approssimato ovviamente, che viene assegnato alla variabile circonferenza. Quindi circonferenza adesso acquisisce il suo valore che è 6,28. La successiva istruzione alloca la variabile area nello stack. Di nuovo, area non ha nessun valore fino a quando non gliene diamo uno. Di nuovo viene fatta la chiamata al metodo area su mio cerchio. Quindi mio cerchio di tipo mio cerchio si cerca il metodo area dentro mio cerchio. C'è? E già c'è. Allora ci fermiamo qui, eseguiamo questo. Eseguiamo questo che è pi greco per il raggio alla seconda, ma raggio alla seconda vale 1 raggio, quindi è sempre 1, per pi greco è 3,14. Quindi calcolato questo, il valore 3,14 viene restituito al chiamante. Si torna quindi nella variabile, nel metodo di test. 3,14 viene assegnato ad area. Quindi area adesso varrà 3,14. Successivamente si va a prendere qua. A eseguire questa istruzione che produce a video che cosa? La stringa circonferenza del cerchio di raggio e qua bisogna specificare il raggio. Per poter specificare il raggio devo utilizzare mio cerchio.getRaggio. Perché? Allora, se io scrivo qui raggio, mi dà errore. Perché mi dà errore? Perché raggio deve trovarsi all'interno di questa classe. In questa classe test cerchio, voi vedete una variabile che si chiama raggio? No. Allora, proviamo a scrivere invece nome dell'oggetto, quindi mio cerchio, punto raggio. E mi dà errore lo stesso con la C maiuscola. Mi dà errore lo stesso. Perché mi dà errore? Perché se io vado in mio cerchio, e cerco raggio, c'è? No, non c'è nemmeno qui. E qui, attenzione, si va anche a vedere il compilatore se questa variabile c'è nella superclasse. Ci va sì. E il raggio lo trova, ma c'è un piccolo problemino, è private. E la classe cerchio non è la classe mio cerchio. Quindi voi sapete, perché ve l'ho detto fino allo sfinimento, che quando una variabile è dichiarata come private, possiamo accedere a questa variabile solo utilizzando metodi definiti nella classe stessa. Quindi cerchio, getRaggio, setRaggio, toString possono accedere a raggio. Ma metodi che si trovano in altre classi, anche se sono sottoclassi, non possono accedere direttamente alla variabile raggio che si trova dentro un'altra classe, tantomeno questa classe test cerchio. Quindi l'unico modo per ottenere il valore del raggio è andare ad utilizzare il metodo getRaggio che restituisce il valore del raggio. Questo è il motivo per cui qui devo per forza scrivere get
raggio, con le parentesi tonde perché è un metodo, per poter accedere al valore del raggio. Quindi il mio cerchio, punto, get raggio, cosa fa? Va sempre qui nell'oggetto, va a cercare get raggio dentro alla classe mio cerchio. Di nuovo, get raggio non lo trova, quindi va nella superclasse e get raggio lo trova e questo metodo restituisce il valore del raggio che è 1. Perché questa variabile che vedete qui e che fa parte della struttura di questo oggetto è privata. È privata anche per la classe mio cerchio. Ci metto un private davanti. Privata. Quindi non posso assolutamente accedere a questa variabile direttamente, solo mediante i metodi getAsset. Ho ottenuto il valore del raggio che è 1, quindi la circonferenza del cerchio di raggio 1 uguale, e qua andiamo a prendere il valore di circonferenza che è qua. Quindi la stringa sarà il valore, scusate, circonferenza del cerchio di raggio 1 uguale 6,28. La stessa cosa accade qua, quindi non sto a ripetere tutto il discorso, è ovvio che qua di nuovo stampo area del cerchio di raggio 1 uguale area e area è 3,14. Difatti se vado ad eseguirlo, circonferenza del cerchio di raggio 1 uguale 6,28, circonferenza area del cerchio di raggio 1 uguale 3,14. Allora, questo meccanismo, non proprio magari dettagliato come l'ho fatto io, va capito a fondo, perché senza la comprensione di questo dietro le quinte è difficilissimo lavorare con la programmazione oggetti. Bisogna riuscire a comprendere la differenza che c'è tra una variabile di tipo primitivo, come circonferenza e area, che sono variabili double, e invece gli oggetti che non sono una singola variabile, ma sono qualcosa di più complesso. Cioè sono dei dati strutturati, quindi hanno una loro struttura interna più o meno complessa. Qua è semplice, c'è solo un raggio, ma potremmo avere una struttura molto più complessa. Il modo di lavorare con questi oggetti è completamente diverso dal modo in cui si lavora con le variabili, di tipo primitivo.